ciao Alessandro, come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Ci vogliamo prendere un caffè, che dici? Sì, va bene. Allora, come ti sta andando? Ristorante, tutto bene? Da quant'è che hai aperto? L'anno scorso, 10 maggio 2021, che veramente era un momento difficile. Comunque, grazie a Dio, sta andando bene. Quando io c'ero bambino, avevo 10 anni, che purtroppo hanno ammazzato mio padre, talibani. Così, io mi sono scappato dal mio paese, Afghanistan, sono venuto in Iran. Dopo sono venuto in Svezia per vivere meglio, per avere un futuro. Io sono venuto 10 dicembre 2018 a Perugia. E dopo, quando ho preso documento, mi sono trasferito a Gubbio da un progetto che si chiama Esprar. Ho fatto una corsa che si chiama SAP, Somministrazione Bevande Alimentari, per aprire un'attività. Che questo corso mi ha aiutato CEDIS, che loro hanno pagato per questo corso. Non ho avuto tempo per mangiare, non ho avuto tempo per andare in giro con amici e ho messo tutto il tempo per studiare. Ho provato, comunque ho fatto, alla fine ho fatto. È stato difficile aprire un'attività in Italia? Certo, per veramente prima volta che ho fatto questa cosa grande, ma non è facile. Una persona che arriva da esterno, 4 anni, abita in Italia, non conosce lingua, non conosce cultura, non conosce gente, ma non è facile. Sono rimasto a Gubbio, una cosa che mi piace perché è una città pulita e sicurezza anche molto alto, va bene. Per questo motivo io sono a Gubbio, anche sempre ho detto questa cosa che mi piace tantissimo. Quando sono arrivato ero piccolo, mi hanno mandato in un posto dove c'erano un po' di gente e da lì in poi ho cominciato a creare il futuro. Che lì ho fatto la scuola per poter imparare l'italiano. Sono riuscito a imparare con l'aiuto degli operatori dove vivevo prima. Nel 2018 mi sono diplomato e poi ho cambiato casa e poi sono venuto allo SPRA maggiorenne, diciamo così. E da lì ho fatto alcune attività, ho preso anche la patente di là, mi hanno aiutato. E poi io ho conosciuto Cego l'Umbria, che da lì mi hanno spiegato le cose come stanno, perché dato che ero lo SPRA minorenne, io non sapevo alcune cose e loro mi hanno aiutato per crescere, per il mio bene. Oggi sono andato al lavoro. E sono tornato adesso. È un lavoro che faccio metà meccanica, che è un bel lavoro. Ho scelto di restare a Perugia perché a Perugia mi sono trovato anche molto bene, che non me l'aspettavo perché parlavano dell'Italia, che sono così, però a Perugia ho avuto degli amici molto simpatici che mi danno una mano tutti i giorni e per questo motivo ho pensato di stare a Perugia. Oh Ale, come? Ti va di fare una passeggiata stasera? Che mi sto annoiando con la mia cugina. Ah, allora va bene, ci vediamo tra 10 minuti a Balton, almeno chiacchieriamo, passiamo il tempo. Ciao Elena. Ciao. Come? Come stai? Bene.
Ciao. Ciao. Qualsiasi anno stai in Italia adesso, è meglio stare qui da in giro, perché sì. Oddio, non c'è lavoro di là e anche la vita è... È peggiore. Sì, sì. E sei felice qua? Sì. Perché c'è tanti amici, sì. Mi piace fare passeggiata con mio figlio. Una cosa che mi piace molto fare è cucinare. Cucinare? Sì, sì. Riso. Beh, il riso è buono. Sì. No. Quando sei arrivata in Italia, sei venuta da sola? Sì, sì, da sola. E come hai fatto? C'è stato qualcuno che ti ha aiutato? Sì, Cidis. Il mio progetto Cidis. Loro hanno fatto tante cose a me. Andare a scuola, c'è un certificato di A1 a 2, anche adesso c'è la patente. Anche loro mi aiutano a trovare questa casa che ci sta adesso, quindi stai cercando un'altra perché serve quello più grande. Mm-hmm. C'è figlio adesso. Beh sì, com'è a guidare? Oh, bellissimo, voglio guidare la macchina, mi piace molto. Puoi andare ovunque. Sì, sì. Pensi di rimanere sempre qua a Foligno? Sì, sì, non vuoi spostare niente. La tua vita è bella. Sì, sì, sì. Sì, 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 grazie. Sì. Ma quanto sei bello! Si hanno deciso di aprire il kebab qui a Gubbio. Ok. E come mai questo spirito imprenditoriale, questa voglia di aprire qualcosa qui a Gubbio? Allora, primo motivo è che io, va bene, sempre mi piace che lavoro su conto mio e aiuto gli altri. Questa cosa, anche io c'ero bambino, era un mio obiettivo che devo aiutare gli altri, prendere in mano gli altri, quello che possiamo fare. Anche aiuto con lingua italiana, quello che posso fare io, quello che sapevo. Non è che dico sono insegnante, no, ma solo una cosa che è semplice, posso aiutare chi ha bisogno. Questo è il mio locale, adesso andiamo. Ho fatto cambiamento, ho cambiato colore, ho cambiato lampadina, ho cambiato il menù. Ho fatto un po' moderno. Ciao mamma, come stai? Tutto bene? Allora, posso mandarti le ordini? 4 dei 10, 1 15, 3 cartone patatine. 4 panine, 1 piadine, ketchup, maionese, yogurt, salsa piccante. Ah, arrivi tra poco? Va bene, a dopo. Ciao caro, ciao. Ecco caro. Grazie di tutto, grazie mille per il kebab, ci vediamo alla prossima, va bene? Va bene, ci vediamo, ciao, alla prossima caro. Quando andremo a guidare, almeno ti insegno a guidare, prima di pigliare la patente. Ormai a Perugia è diventata la mia città ideale, che ormai andare a casa mia sarà dura. Che non... Perché sto pensando di non tornare più. Ti ricordi quando sono arrivato qua in Italia? Cioè, dal mio paese, che ho fatto un viaggio molto pesante, terribile, che io non consiglierò mai nessuno di fare, perché sono passato dalla Nigeria, sono partito senza manco dei miei genitori. Mi ha chiamato Alessandro e quindi ti saluto e ci vediamo, dai, okay. Dammi, ci sentiamo, va, stammi bene, bene. Okay. E ci vediamo, ciao. Oh, Ali. Ciao, ma. Oh, ciao, com'è? Tutto bene? Come stai? Bene, bene, da un pezzo che non ci vediamo. Vieni, dai. Allora, che mi racconti di bello? Ma è che ho trovato un nuovo lavoro e che mi trovo molto bene, perché è un lavoro che mi piace, che ho sempre sognato di fare, e poi niente. E poi sto sistemando un po' la casa, perché sono incasinato un po' questi giorni. Dopo tutti questi anni, quindi ancora a Perugia? Sì, perché Perugia mi piace da morire, quindi ho trovato la gente brava e
lavoro ce l'ho, Perugia e sto bene qua. Va bene, Marvel, allora ci riorganizziamo per una partita. Sì, d'accordo? Sì, sì, dai, stammi bene e spero di vederti presto. Dai. Ciao, ciao, ciao. Cosa pensi di fare in futuro? Hai progetti, sogni? A me vuoi fare un ristorante, quello di mio. A lui non so che vuoi fare quando cresce, adesso devi andare a scuola. Se in futuro se posso trovare un ristorante di mio, vuoi fare quello cibo di Nigeria. Non so se piace italiano quello. Sì? Io però non conosco cibo nigeriano. Non lo immagini mai? No. Va bene, quando apri tu devi venire a me. Assolutamente. Cos'è quello che mi piace mangiare, quello italiano, cibo italiano? Cosa? Pasta. Pasta con zuppa al pomodoro. Buono, quando stai in lavoro, mangi quello sempre, sempre, sì. Sempre. Ci ciao, vediamo. Bacione. Buona giornata. Ciao. 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 Ciao.